Carissimi amici di Grand Prix TV, buonasera, buonasera a tutti e bentornati sui nostri teleschermi, pronti a vivere quella che sarà un'altra diretta all'insegna del motorsport virtuale. Questa sera addirittura 3 con i ragazzi del CVM, del team Chronofactor Live, pronti a prendere il via nella loro ulteriore tappa che è appena iniziata. Noi andiamo subito con le immagini dal gioco a vivere quella che è la diretta, perché tra poco già prenderà parte la prima delle tre manche previste. E allora andiamo subito con le nostre telecamere. Infatti abbiamo già pronto qua Giovanni Torrisi con un attimino le immagini dal gioco che sono andate un po' a spostarsi, quindi noi andiamo un attimino anche a sistemarle per vedere un po' come mai c'è stato questa sorta di problema, e lo andiamo subito a sistemare con le nostre magie che sono praticamente atte ad aiutare sempre e comunque. Allora, andando un attimino sempre con le nostre telecamere a guardare anche un po' quello che sta succedendo in pista, con i piloti che sono pronti a prendere il via, partirà Giovanni Torrisi e poi andremo ad introdurre anche chi con me ha deciso di farmi compagnia in questa tappa. Luigi Ferro, ciao Gigio, buonasera. Buonasera a te Daniel, oggi sì abbiamo un paio di problemi visivi, magari prova a questo punto a controllare che sia un problema di OBS, ti E infatti suggerisco. sto guardando proprio quello perché molto probabilmente c'è qualcosa che non torna. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, lo abbiamo inquadrato, lo abbiamo fermato, lo abbiamo preso Per alla le corna. sprovvista, abbiamo preso il problema per le corna e noi adesso andiamo anche a chiudere quelle che sono le applicazioni inutili, però lasciamo quelle che servono. Con il nostro Giovanni Torrisi pronto a prendere il via per la prima parte di categoria, e nel mentre andiamo anche a far scorrere velocissimamente quella che è la classifica a schermo, ma non c'è tempo perché sta per partire Giovanni Torrisi Gigio, quindi noi andiamo subito a prenderlo per guardare quella che sarà la sua prestazione con la traiettoria che magari andiamo a spegnere perché giustamente non è bella da guardare, con il primo della categoria 700 che prende via a questo appuntamento che Gigio, tu che sei l'esperto dei titoli, questa sera saliamo dove? Questa sera dove siamo? Saliamo? Ah, saliamo a Nicastro, siamo nel percorso di... Siamo al Reventino, Daniel. Esatto. Perdona, mi hai preso un attimo l'ora Era cattiva sui permessi. quello l'obiettivo, era quello l'obiettivo. Alla sprovvista perché io purtroppo ho avuto dei problemi tecnici e sto arrivando or ora. Siamo a Reventino, certo, famosissimo per le cronoscalate, un posto quasi uno delle mecche, vorrei dire. Allora, partiamo già subito allora nella sua conformazione, quanto realmente vada ad essere piuttosto sinuoso, piuttosto serpeggiante come circuito, e quanti piloti abbiano da lavorare su quello che è il volante all'anteriore per offrire anche una guida leggermente più sportiva rispetto a quello che erano gli appuntamenti passati, dove il tracciato inizialmente dava quella semplicità maggiore all'inizio. Invece qua vediamo che subito pronti via, muretti a destra e Tanto, tanto scusami Daniel ti se guarderei ti la sinistra, dimmi. interrompo, ti chiedo di abbassare un pochettino il volume delle macchine che ti sovrasta. Volume delle Deciso. macchine, volume delle macchine, andiamo ad abbassare subito. Intanto andiamo su Melina che è partito adesso e non ce ne vogliono gli spettatori, ma adesso dovrò fare una cosa bruttissima e andare ad abbassare il volume delle macchine. Magari fallo direttamente, non dal gioco, magari fallo dal Fatto. mixer. No, è dal mixer, Fatto. purtroppo non lo posso controllare, perché se controllo il Perfetto, volume del gioco guarda. controllo anche te. E siccome tu sei un essere Hai ragione, incontrollabile, ma non si può fare. giustamente, giustamente. Tornando in Io diretta, mi intanto è sto già partito Francesco tenendo un Melina. po' di problemini. Qua non mi sta entrando. Ecco qua, l'ho detto ed è entrato. Guarda, Sei guarda che dentro, roba, ti vedo. guarda che roba. Ti vedo. Quindi sei nei miei occhi, sei la parte sud dei miei occhi.
Dico sud perché giustamente in questo momento Chrono Factor Live lì l'adesivo in alto di Francesco Melino sulla fiancata destra della sua 500 recita anche sud, la terra da dove proveniamo tutti noi, Gigio, perché bisogna... Ma in realtà io ho nato e cresciuto tu sei a Bolzano. Vabbè, ma tu sei più un centro, cioè sei venuto su con la valigetta praticamente. Esattamente, ma io nato e cresciuto a Bolzano, per la verità, però sì, ho origini anche del sud. Attenzione, intanto muro piccolino, leggermente sbeffeggiato, per così dire, da parte di Melina, che va un attimino a toccare e ad andare ad insidiarsi verso quella che è la parte centrale di questa salita, con la curva a destra adesso che mette nel tratto della casa, e noi ci spostiamo su Andrea Caradini, che sta per partire adesso con la sua vettura. Eccolo, pronti via, il pilota con la Peugeot, che è il primo che fa parte della seconda categoria di queste vetture. E adesso, Gigio, io te le vado anche un attimino a sottolineare, a raccontare, perché giustamente hai bisogno anche tu di capire un po' come sono divise, visto che sei novizio in questo campionato. Allora, e Caradini fa parte delle N1400, che è il secondo gruppo di vetture che prendono, il secondo dei quattro gruppi di vetture che prendono, le cinque, scusate, che prendono parte alle cronoscalate dei ragazzi del Team Chrono Factor Live. Caradini, che in questo momento appunto con Peugeot è la seconda macchina più potente, diciamo, in termini di salita, perché giustamente si va a salire. E intanto andiamo anche poi a raccontare un po' quelle che sono le prestazioni degli altri, perché abbiamo Torrisi che sta chiudendo adesso la sua prestazione con un tempo di 3:32-3:85, e dovrebbe arrivare a momenti anche Melina, con Caradini che ora si sta portando nel tratto centrale. Bisogna anche sottolineare, Gigio, che nel momento in cui i piloti vanno ad effettuare un tentativo, dovranno poi effettuarne altri due, e il peggiore dei tre, il più lento, verrà eliminato e si farà una media dei due migliori per sapere poi chi sarà il vincitore. Ok, beh, si può fare. Intanto io sto esplorando il mondo del P-Tracker, Daniel. Sì, te non l'avevo utilizzata, questo è vero. Ma l'hai utilizzato, infatti. Però è un mondo particolare. Caradini intanto arriva, Gigio, con la sua guida, che questa sera mi sembra essere abbastanza aggressiva. Abbastanza aggressiva, sì, infatti l'ho visto molto, lo stavo guardando, l'ho visto molto cattivello qui. Daniel, quando si tratta di cronoscalate, c'è sempre il margine d'errore, ovviamente come in ogni corsa. Certo che qua deve essere veramente qualcosa di minimo. Io intanto sono con le telecamere su Blasi, che sta avendo grandissimi problemi, addirittura peccato. A muro due volte il pilota, sempre su Peugeot, facendo sempre parte del gruppo 1004, e questo potrebbe essere un problema in termini di crono, perché solitamente la strategia migliore è quella di andare a fare un giro safe per, diciamo, piazzare un tempo, e poi nei due tentativi successivi andare a spingere forte per cercare un qualcosa di più spinto, di più limitato, di più dettagliato. Beh, Daniel, quando si tratta di queste questioni, provi e poi alla fine riesci a settare qualcosa di interessante, e oppure fai come Talluto e l'errore è dietro l'angolo, insomma. Assolutamente sì, anche perché poi diventa come Blasi. Cardini. E poi diventa anche complicato, perché mantenere la vettura in pista con un danno è piuttosto difficile e diventa anche piuttosto complicato. Intanto Blasi arriva nel tratto centrale, andiamo su Talluto. Rispondo a Meda, che giustamente Team Chrono Factor ha risposto anche lui. Non siamo su competizione, siamo su corsa normale. Siamo stato corsa 1, come dicono corsa gli infedeli, che ha comunque questa cosa in più, diciamo.
Sì, ha questa possibilità. Intanto ancora problemi per Blasi, che viene giù, anzi va su molto lentamente perché continua ad avere un po' di problemi, la vettura un po' danneggiata. Arriva anche Caradini, è arrivato Caradini, 3.25 Gigio. Intanto ho anche cambiato la categoria, giustamente c'è scritto, nella descrizione c'è scritto competizione, errore nostro, chiediamo scusa. Esatto, abbiamo fatto questo piccolo errore, però ci sta. Questa domenica siamo tornati da questa live di 2 ore e 40 circa, dove sì, in avanfront avevamo Nest e Fior, che li abbiamo dovuti staccare nel backstage a gestire per quanto riguarda chat e quant'altro, era diventato un po' complicato. Ma torniamo qua perché questa è l'ultima parte della settimana, la parte che sì, dove ognuno magari si vuole leggermente rilassare, però comunque si rimane bella tesa, perché belli tesi sono i ragazzi del CVM, che adesso si stanno sfidando con questa pennellata di Davide Talluto, che cerca di mantenere la vettura in pista, ma comunque sia un bacio dolce al muro lo dà. E qua Gigio, ci vuole un gran controllo di vettura e un gran controllo anche sul pedale. Sì, non c'è molto da dire se non goderci le curve e quasi il panorama, mi verrebbe da dire, di questo percorso del Reventino. Qua i piloti, ogni errore, come detto prima, è grave, è assolutamente può andare a condannare, perché il testa coda è facile appena sfiori il muretto qua. Sì, molto molto facile, anche molto facile incastrarsi. Molto tirato qua Talluto. Mamma mia, sta tirando veramente forte. È molto bravo, molto sinuoso comunque. Sembra conoscere a menadito, aver studiato a menadito più che altro il percorso. Lunghetto qui va a dare un bacio, una carezza quasi al guardrail. Rallenta qui per il tornante. Va a attaccare anche all'interno, troppo stretto. Il nostro buon Davide, però non se la sta cavando malissimo. Comunque, no, non se la sta cavando. Sono quasi d'obbligo in una cronospalata. Sì, mi verrebbe da dire appunto quasi d'obbligo, perché appunto sono delle caratteristiche pistaiole, corsaiole, che tendono ad avere anche questo genere di comportamento sulle macchine. Guarda qua quanto riesce a tagliare Davide Talluto con la sua macchina. Però noi ci spostiamo su Araniti, che è iniziato anche lui, ha iniziato anche lui con il suo col suo tentativo, e la numero 17 adesso si trova quasi al tratto centrale. Tanto Team Crono ci fa ridere che sti ragazzacci che fanno questi erroracci. Sì, guarda, poveretti, non sono esperti, dici, no? Vabbè. Poi ci stampano certi tempi, come il 3.25 di Caradini. Intanto, per andare anche a raccontarla un po' la classifica, Torrisi 3.32, Blasi 3.37, devono arrivare poi ovviamente Araniti, che l'abbiamo incontrato adesso, devono arrivare anche Talluto, Blasi, per concludere il loro giro. Ma io adesso andrei un attimo con la telecamera così on board per capire anche quanto lavorano i piloti con il volante. E Gigio, lavorano veramente tanto. Lavorano veramente tantissimo, Daniel. Sono molto bravi. Guarda i minimi movimenti, piccoli movimenti di volante che vanno ad aggiustare le situazioni. Intanto è arrivato Talluto. Conclude 3.29 per lui. 3.29. Araniti, io sto guardando la Saguida on board e devo dire che veramente va a cercare il punto di corda con una sicurezza, mi verrebbe dire, quasi disarmante, perché riesce a trovare quel taglio di curva sull'apex particolare che fa in modo che la sua vettura lavori molto molto bene su quelle che sono le curve. Segno questo anche che la setup della geometria della sua sospensione è messa anche abbastanza bene. La vettura è leggermente segnata, ci può stare sul lato sinistro, quindi guidatore anteriore e posteriore destro, però bene o male la vettura di Araniti sta andando su abbastanza bene senza nessun tipo di problema. Andiamo su Petrolo, perché è partito anche lui e con la sua numero 38, il pilota sempre facente parte della categoria N1004, potrebbe sfidare appunto Araniti e Talluto, con anche Blasi compreso. Gigio,
Io adesso chiedo a te un po' la tattica, anche però se sei novizio, eccetera, e quant'altro. Quanto secondo te può essere intraprendibile la strategia del giro safe all'inizio, oppure la strategia dello spingere subito il giro safe alla fine? No, credo sia giusto spingere sempre, perché qua abbiamo due tentativi, abbiamo poche, tante variabili però durante la pista. Secondo me non bisogna risparmiarsi, bisogna cercare di spingere all'inizio, magari se proprio puoi tenerti un attimino, anzi forse è meglio così, puoi spingere subito e il secondo giro puoi provare a dire ok, mi ricordo questa curva, non devo spingere così tanto. È una spingere sorta... subito per addrizzare il tiro dopo. È una sorta, diciamo, di roulette, mi verrebbe da dire, dove giri il tamburo e aspetti che si fermi sul numero giusto. Mi verrebbe da dire, questo, però giustamente... Passannati intanto, sta per partire. Sì, abbiamo... no, Cipolli. Cipolli, sì, andiamo prima su Cipolli, perché giustamente lui è già partito con questa livrea molto bella. Sì, Passanati è allo start. Diciamo. Passanati allo start, però questa livrea molto bella della vettura di Tommaso Cipolli, e devo dire che è particolare con questo simboletto della Monster. Noi andiamo con la GoPro per essere molto, molto, molto fresh, molto smart. La GoPro sul bonnet della vettura di Cipolli, per guardare anche un po' da sopra le sinuosità del tracciato di stasera, che accompagnano la cronoscalata offerta dai ragazzi del team Chrono Factor. E qua Cipolli è passato praticamente sulla strisciata lasciata da qualcuno che andava ad imboccare anche quel cancello lì sulla destra, e questo spaventa tanto, perché un pilota che vede una cosa del genere può anche un attimino spaventarsi, perché dice madonna, qua ha sbagliato qualcuno, occhio perché potrei sbagliare anch'io. No, infatti non si sa mai. Detto questo, anche poi andiamo ad aggiornare quelli che sono i crono, Gigio, perché 3.25.7 Caradini rimane sempre primo, 3.25.9 vicinissimo a Raniti, 3.27.6 un po' più distaccato Petrolo, poi Talluto chiude a 3.29.3, Torrisi 3.32.3, Blasi ovviamente 3.37.7, Torrisi e Blasi ovviamente della categoria 700, è normale, diciamo, che vadano ad essere leggermente più lenti rispetto agli altri. Cipolli invece, che fa parte sempre della N1004, la gioca ovviamente con Blasi e quant'altro. Noi andiamo però su Passannati, perché il pilota con sempre la Peugeot, con l'Alfa Romeo, è partito da poco, e l'Alfa Romeo è la prima volta che la vediamo in pista in queste cronoscalate, Gigio. Sì. E sarà molto particolare vedere come la numero 18 si comporterà, quindi io vado subito on board per vedere come si comporta la vettura del Biscione di Milano, e con un silenzio leggero vado ad alzare il volume e a far godere dei cavalli di questa vettura. Bella, Gigio, suona bene, l'Alfa. Bella davvero, dai. L'Alfa suona davvero. Suona sempre l'Alfa, bene. Ragazzi, è quasi regina, mi verrebbe da dire, di queste categorie. Eh sì, però attenzione, intanto muro per Passannati, che addirittura si gira e perde la vettura. Peccato. Ed è costretto a fare un po' di manovra con la sua Alfa Romeo.
è peccato davvero, perché la vettura gruppo A 1004 diventa molto molto complicata da, da gestire. Da gestire, no? In certo, questo caso fa una botta così, il tempo diciamo che è un po', si dice, dato muro di nuovo, e queste grandi difficoltà, sicuramente gomme calde. Arriva anche la distrazione del pilota, che è nervoso dal... d'aver buttato un giro, dall'aver sprecato un giro con un colpo, sicuramente adesso magari può prendersela comoda e andare a fare quel lavoro di studio, di verifica, di spingere per i limiti, eccetera eccetera, che dicevamo prima, Daniel. Esatto, lui è costretto a utilizzare la tattica del adesso mettere giù il tempo per arrivare e poi spingere dopo, e quindi guardare anche poi, magari con calma, quali sono stati i suoi errori. Una vettura, l'Alfa, secondo me, Gigio, dal punto di vista personale, che con questo passo più lungo rispetto alle altre dovrebbe far molta fatica in tutte le curve delle... che compongono questa salita, e di conseguenza con molta difficoltà dovrebbe anche riuscire ad affrontare questo tipo di competizione, perché le altre vetture sono molto strette, il passo è corto e quindi a fare la curva diventa più facile, però più nervose. Mentre con un passo lungo, diciamo che la vettura è più docile, però fa più fatica a fare la curva. Certo. Intanto anche Shire è partito. E Amoroso, anche lui sta per partire con una Peugeot molto molto carina, molto molto caruccia, tra l'altro. Però Shire lo vedo particolarmente cattivo, Daniel. Lo vediamo, lo seguiamo, perché la sua vettura è di un altro gruppo e già, guarda quanto tira, siamo già intorno ai 150-160 e sicuramente avrà una prestazione particolarmente bassa, perché vediamo che sta tirando veramente tanto, freni incandescenti per lui, e quindi noi andiamo con le telecamere vicine vicine per vedere quanto lavora il pilota dall'interno, Gigio, con questa banda che è praticamente spoglia all'interno, ha un tubo e un volante. Sì, è veramente il minimo indispensabile per renderla ancora più leggera e più veloce. Una bella scelta, diciamo, una scelta quasi rischiosa per il bilanciamento dei pesi, però si vedrà. Sì, questo potrebbe essere anche un dato particolare, però intanto io sono curioso di vedere la prestazione di Salvatore Shire, che prosegue adesso nella parte un po' più alta del tracciato, e vediamo quanto la sua vettura riesca ad essere molto performante lungo i tratti di questa salita. E guardando anche quelli che erano i dati tecnici che stavamo esplicando prima, numero 24, avendo un passo più corto, riesce ad essere più precisa sull'anteriore ed essere anche un attimino più nervosa in curva, però essere anche più veloce. Beh, certo, certo, alla fine qua un susseguirsi di curve, un susseguirsi di cambi, di accelerazioni, di frenate, forse è il setup ideale. Vediamola, vediamola, perché sembra una vettura anche da un setup molto molto rigido sulla sospensione. Intanto arriva Shire all'arrivo, scusate il gioco di parole, e fa segnare un 3.17.9. Segna tutto un altro ritmo Shire, che con quel 1.3 e con quel 13.17.9 insegna. Sì. Insegna giustamente, giustamente qua iniziamo anche a salire con le categorie, perché andiamo a salire, Gigio, e adesso siamo su su Enzo Amoroso. Enzo Amoroso, che torniamo dunque su Peugeot. Amoroso fa parte della A1006, quindi siamo saliti anche con i centimetri cubici, Gigio, e adesso i piloti iniziano a spingere, diciamo, naturalmente, proprio come DNA della vettura, di più rispetto agli altri. Dopo Amoroso manca Salerno e già quinta, e dovremmo essere alla fine. Iniziamo a salire, Daniel, e salutiamo anche la chat, che giustamente arriva anche, inizia ad arrivare la bella gente. Salutiamo tutti quanti e ricordiamo di seguire il consiglio che vi ho appena spammato in chat. esatto, non dimentichiamoci sempre le cose importanti, però ora come ora la parte più importante è la conclusione
di questo di questa manche che si appresta ad arrivare alla fine. E avremo poi dopo Onofrio Salerno, che fa parte della del gruppo E1-1150, e Giaquinta, che lui adesso la classifica, almeno il, la suddivisione dei gruppi è un po' lunghetta, quindi se mi stacco l'occhio non riesco a guardarlo. Guarderemo dopo di cosa, di quale categoria fa parte, però adesso Onofrio Salerno ce l'abbiamo fermo al, al pit. Quindi andiamo su Giaquinta, che sta per partire. Salerno è non è, diciamo, nuovo a questo tipo di stop. Anche nella gara scorsa aveva avuto una sorta di blocco, però poi è riuscito a, a, a risolverlo in, in poco tempo. Nel mentre aspettiamo la partenza di Giaquinta, che è direzione gara, in realtà è direzione gara Giaquinta. Sì, è vero. Quindi eccoci, ci siamo. Sì, è vero. Sono, mi sono perso leggermente un attimo per per andare un attimino a muovere le telecamere. Noi torniamo un attimo con lo studio virtuale. Allora, Gigio, scusate se manca la maglietta di Grand Prix TV stasera, ma come Alessandro Fior qualche diretta fa, sono anch'io nella fase di lavaggio. Quindi è domenica anche per me. Te, Gigio, sei fortunato perché non ti fai vedere in faccia. Però non è che non mi faccio vedere in faccia, è che non ho i soldi per un green screen. Però non ti preoccupare, intanto perché parte, risolviamo questo. Tutto. Intanto sta arrivando Torrisi per la seconda manche, non abbiamo neanche il tempo. Torrisi, Daniel, devi sapere che è un cognome a me caro, non tanto per il buon Giovanni, che non ho il piacere di conoscere, però è un nome da doppiatore, è un doppiatore molto, molto famoso, è stato Torrisi, quindi lo guardo con particolare attenzione, devi sapere. Torrisi, che dietro si porta poi anche Melina e Caradini, perché saranno pronti a partire nel, nel breve. Con le nostre telecamere, allora, avviciniamo il mio bel faccione questa sera, che è di una particolare bellezza. No, sto scherzando. Mi vanto perché non c'è Gigio che si fa vedere, ma chi volesse vedere Gigio sa dove, dove poterlo andare a reperire, perché giustamente i tag nelle stories vengono fuori. Ma detto questo, bando alle ciance. Grazie. Bando alle ciance e torniamo in live, perché c'è Torrisi che è pronto e a partire. Particolarità questa, Gigio, dei piloti che tendono a spegnere il motore quando arrivano davanti alla, alla linea di partenza. Infatti adesso c'è un silenzio religioso. E poi tendono a riprendere la, l'accensione del motore con la partenza dopo un breve burnout che li porta alzare sui giri, ingranare la prima e partire a strombattuto con la numero 100 di Giovanni Torrisi, che adesso ci dà la possibilità di rivivere quella che è il pronti via alla seconda manche. E nel mentre Giovanni Torrisi si allontana lungo l'orizzonte di questa cronoscalata e ci ricompare qua in, in prospettiva, Gigio, io chiedo a te una sorta di sunto di quella che per te è stata la prima manche. Prima manche che è stata difficile da affrontare per parecchi piloti, quasi per la maggior parte dei piloti. Abbiamo avuto un paio di piloti che si sono andati a girare, lì perdi pressoché un mese nel girarti, perché sono veramente strade strettissime. Adesso sicuramente questa manche sarà un po' più precisa della precedente, forse i piloti useranno di più. Forse i piloti avranno più consapevolezza della, della pista, e vedremo in generale, credo, dei miglioramenti. Sicuramente. Anche perché la benzina è calcolata, dice Dome. È benzina vero. Letteralmente al grammo. È vero, perché bisogna essere più prestazionali possibile, quindi si guarda ogni variabile dipendente del, del caso, e bisogna anche guardare la prestazione nei suoi millimetri, andando a prendere, accompagnare, a dolcificare qualsiasi curva di questa salita del Reventino, con Torrisi che riesce ad essere molto molto cucito in questa seconda manche rispetto alla seconda, rispetto alla prima, scusate, che era un attimino più lascivo. Muro fortissimo, peccato. Si gira più e più volte. Quanto
quanto si è girato Daniel. Mamma mia. È stato un brutto incidente. E torniamo, allora adesso andiamo su Melino, perché sta per prendere il via anche lui con la sua 500 Abarth. Parte adesso il pilota del Team Chronofactor Live con questa SS e... Mi sono silenziato un attimo perché il rumore mi stava un attimino, il sound del rumore di questa 500 mi stava un attimino inebriando. È e molto, molto bello, Daniel. La prestazione di Manina adesso dovrà essere migliore rispetto a quella di Torrisi, perché nella prima manche il pilota su Abarth aveva fatto una prestazione sì buona, però se non ricordo male era sotto a Torrisi stesso. Non ricordo, sono sincero Daniel, tanti numeri da ricordare purtroppo, però allora la volontà sicuramente è di migliorare il giro precedente, soprattutto se si è andati in errore. Tra l'altro posso fare un plauso a Melina perché questa Abarth è veramente bellissima. Motore là aperto dietro mi fa impazzire. Pennella, Melina, pennella, mamma mia. Sì, pennella. È difficile, È molto difficile, però non è facile tenere queste piccoli diavoli, diciamo così, di motori. Intanto sto tenendo d'occhio anche Torrisi, che non sta guidando niente male. Torrisi che dovrebbe essere arrivato ormai praticamente alla fine della sua seconda. È praticamente alla fine. È praticamente alla fine e deve fare le ultime curve. Noi però ci spostiamo con le telecamere sul prossimo pilota, che è Caradini, e quindi andiamo a cambiare anche il gruppo dei piloti, dei concorrenti con Caradini, che ovviamente fa parte della N1004 e la sua vettura di azzurro e arancione vestito ci delizierà di qualche velocità chilometro all'aria un attimino più alta, ma di una maggiore difficoltà di guida, perché giustamente a velocità più alte, Gigio, si sa che la vettura tende ad essere un po' più difficile da domare, ma il pilota ovviamente è lì per quello, è lì un per po' lentino in questa curva. Intanto ci dicono che Melina è di casa su questo tracciato, quindi una bella curiosità. E anche un'ottima cosa per Melina, perché giustamente saprà, riconoscerà e potrà trarre vantaggio da questa cosa qua. E ci dicono le migliori due salite, si ricorda che devono aver registrato almeno due tempi per la classifica, ovviamente. Esatto, esattamente come dicevamo all'inizio della serata. Si arriva con 3.47, lentino, purtroppo lentino, sì, abbiamo visto prima che mi pare si era anche girato Torrisi, quindi ovviamente è giustificabile questo 3.47. Il suo tempo in prima manche era migliore, questo sarà sicuramente un tempo che andrà a buttare, perché magari nella prossima manche riuscirà a essere molto 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 più prestazionale. Caradini invece, io sto seguendo lui, rimaniamo su di lui, perché sta effettuando veramente una prestazione molto pulita, sta effettuando una prestazione che rispecchia anche quelle che sono i canoni del pilota, sta guidando molto bene adesso tra le S veloci, qua dove si era schiantato Torrisi prima riesce a mantenere la vettura dritta, arriva adesso Melina 3.35.4, ottimo il tempo per lui. Tornando invece su Caradini, riesce anche a controllare molto bene quello che è il sottosterzo della sua vettura. Gigio, Caradini sembra aver ritrovato la quadra in questo momento. Caradini lo vedo veramente cattivo, lo vedo che più che cattivo, preciso, Daniel, è un'enorme differenza. Assolutamente sì, e sicuramente il tempo che andrà a far segnare sarà un po' migliore, o forse nettamente migliore rispetto a quello precedente. Mi piacerebbe avere un delta sotto mano per capire quanto la prestazione del pilota numero 9 si stia incrementando, purtroppo, ma purtroppo non si può. Purtroppo non possiamo avere un delta, e questo è un peccato ovviamente non dato da nessuno, dato da, se non dai ragazzi di Kuros o dei modder, insomma. Però sarebbe stato interessante, ma poco male, insomma, Daniel, vedremo a fine giro il risultato.
Cardaini, non mi Caradini. Sembra che... Caradini, scusami. Non dai, fare come Ale oggi sembra... pomeriggio perché... No, assolutamente no, non ditarmi a tale. Non mi sembra per niente messo male. No, no, Caradini sta guidando veramente molto bene, la vettura rimane in pista, adesso sta arrivando nel tratto finale, vediamo quanto è veloce con la vettura di casa francese che col grifone rampante arriva adesso alla fine della sua prestazione. Ce la siamo vista tutta perché era una guida veramente molto molto bella, infatti 3.25, 4.45 è veramente un signor andare. Con Caradini che chiude adesso, noi andiamo su Blasi che aveva avuto molte difficoltà nella prima manche, Blasi, e in questa sembra almeno per adesso essere a posto con la vettura leggermente segnata però sull'anteriore, e non vorrei avesse avuto un contatto col muro perché una segnatura così sicuramente non porta bene al suo tempo, ma magari è un segno di muro leggero e di conseguenza non tanto influente in termini di timing. Ma vediamo se c'è il volante storto, non credo, anzi riesce ad essere molto dolce, quasi spaventato, troppo cucito sulle curve, e adesso in terza, quarta, per arrivare ai 120 all'ora in salita, Gigio, a fare queste velocità nella realtà è assurdo, seppur basse, paradossalmente, però una strada così stretta è suggestivo. È difficile, Daniel, comunque conta che in autostrada si va a 130, qua sono in montagna a 140, 150, quindi insomma non è... per niente facile. Esatto, esattamente. Arriva adesso Blasi, lo vediamo nel tratto degli appoggi, dove c'è questo sinistra destra sinistra quasi ad accompagnare verso la curva del muro, questa parete orneggiata di una rete verde per andare a proteggere eventuali detriti che volerebbero via da parte dei piloti. Ecco qua ancora la curva lunga di Blasi che porta poi nel tratto panoramico del tracciato, con Blasi che almeno questa volta sembra essere anche lui aver trovato la quadra ed essere più a posto sulla pista. Sta arrivando alla fine, ci spostiamo, sta convincendo parecchio Blasi, sembra sta facendo un ottimo giro. Lo vedremo. Chiude, vediamo subito Blasi che cosa ci racconterà. Ed è un 3.28.2, molto buono, molto molto buono, molto buono, molto molto buono. Talluto invece, lui che nella prima manche aveva fatto una prestazione buona, una prestazione di sostanza, che in questo momento può soltanto che andare a migliorarsi, perché giustamente ha già trovato la nemesi tra sé, la vettura e il tracciato, quindi questo trittico di varianti che si compone del pilota, della macchina e della pista, con Davide Talluto un pochettino largo, tanto vicino al cordolo qua. Il pilota Peugeot numero 20 che adesso sta continuando a salire con la vettura che, almeno quella di Talluto, mi sembra soffrire leggermente di sottosterzo. Non lo vedo compostissimo, cioè perlomeno mi sembra comunque aggressivo eccetera eccetera, ma non lo vedo composto al 100%. Cioè qua, eccolo qua, guarda in frenata come ha scodato un attimino, l'hai notato? Sì, l'ho visto, l'ha persa un po', però l'ha tenuta. Sarà proprio di un niente, di una virgola, però comunque sembra riuscire a tenere a bada la sua vettura, quindi non sono troppo preoccupato per lui, ecco. Sale, guarda quanto sottosterzo adesso la vettura, addirittura l'ho visto, sì, con il pedale giù e il volante totalmente storto, ma la vettura andava dritta, quindi complice forse un setup probabilmente troppo leggero sull'anteriore che permette alla macchina di andare a voltare il volante ma non essere precisa sulle pneumatici anteriori. Vedremo, però magari ci smentirà Talluto all'arrivo sul traguardo e ci darà una riprova in termini di tempo di quello che abbiamo detto. Può essere, succede molto spesso. Io intanto però mi sposto su Araniti, così almeno guardiamo Araniti e ci leggiamo il tempo di Talluto che arriva adesso sul traguardo, ed eccolo lì, 3.26.9.11. Mica male, Daniel, mica male per davvero, Talluto. Con Araniti che da questa vettura molto lemon ci dà questa sensazione di estate che... Sai cosa? Mi ricorda la pubblicità dell'estate.
c'era quella vettura giallissima, te la ricordi? Sì, come no, guarda, quando parliamo di pubblicità sai che mi trovi sempre pronto. Intanto Araniti, mamma mia, qua vicinissimo al muro, al guardrail, sceglie di allargare tanto la curva e anche lui forse sta soffrendo un po' tanto, o con le gomme o col volante, e noi andiamo subito con le nostre telecamere on board per vedere che cosa il pilota adesso, granante la terza marcia, sta andando a combinare all'interno del suo abitacolo. Ecco, questo è già un abitacolo un pochettino più carino, Gigio, devo dire, con qualche pulsantino in più. Dice, un attimino dice più sistemato. Dice crono che è replica della sua vettura reale, quindi Araniti probabilmente l'estate l'ha noneggiata da lui. Esatto. No, sto scherzando, ovviamente è una vettura bellissima, un giallo bello acceso forte per farsi vedere, per farsi notare e per andare anche a segnare qualcosa di interessante. Magari sì. Infatti, non con la livrea. Esatto. Intanto un piccolo bloccaggio in frenata per Araniti, che tiene molto bene la sua vettura. Andiamo col bonnet per guardare su con la dicitura del volante.it, che è main sponsor anche per quanto riguarda la vettura targata con il numero 17. Siamo adesso alla curva del muro in salita verso la parte finale del tracciato, quando si diventa molto molto più veloci, molto più ingrananti con le marce. La Peugeot 106 che tira le ultime marce, andrà a far segnare adesso il tempo. Noi intanto ci spostiamo su Petrolo per vedere anche il buon Michele che tipo di tempo ci potrà andare a far segnare. I fari davanti sono praticamente indiavolati di questo rosso che la numero 38 vuole portare davanti. Intanto arriva Araniti, 3.27 netto, si piazza a secondo e 6 circa di distacco da la pole position di Caradini. Però devo dire, Gigio, in questa seconda manche i piloti stanno mettendo in campo tutti un bel andare. No, ma infatti generalmente mi sembra che i tempi siano scesi, li vedo più precisi rispetto a prima, le curve sono più nitide, i tratti sono più dolci. Ecco, l'ho detto e Petrolo si è andato un attimo. È un po' di difficoltà, per lui, eh. Lo vedo tanto largo. Tra l'altro proprio era quella curva, quella dove Passananti si era andato a schiantare il turno prima, la prendeva troppo stretta, però generalmente dai, non mi sembra che stia andando male. I prototipi fanno velocità media, pensa Daniel, intorno ai 125 km/h, ci dice il nostro nome troppo. Mamma mia, è una media molto alta, per il tipo di curve che stiamo vedendo, perché spingono, stanno spingendo e si vede. E in questa seconda manche soprattutto rispetto alla prima. E intanto Petrolo si aggrappa ai freni per tenere la vettura in pista al centro della carreggiata. E Cipolli partito. Esatto, intanto Cipolli partito tra poco. Andiamo con le telecamere su di lui. La curva del muro per Petrolo, che arriva ancora al bloccaggio con una posteriore che tende ad alzarsi parecchio. Vero, l'ho notato anch'io, Daniel. E diventa molto molto difficile sotto questo punto di vista tenere anche la vettura. Forse per Petrolo una scelta, perché magari la vettura entra meglio in curva. Ma ti lascio, Gigio, un po' di parola su Tommaso Cipolli. Ce lo racconti tu, ti proviamo, ti testiamo. Magari ti vedremo fare una cronoscalata in futuro. Dai, va bene Daniel, sono d'accordo con te. Beh, è sicuramente un campionato... È una categoria interessante la cronoscalata. Io poi, Daniel, anzi noi due, noi stiamo vicino a Trento. Siamo a Bolzano, siamo vicini a Trento, vicini a una delle cronoscalate più belle sulla faccia della Terra. Cipolli qua intanto si sta dimostrando, qua sul Reventino, da tutt'altra parte, esatto. Sta dimostrando molto molto... composto, lo vedo abbastanza sicuro di sé, sale e si destreggia nelle traiettorie in maniera egregia, forse un poco troppo, forse dovrebbe usare un po' di più, dovrebbe essere meno composto e provare un po' di più, Daniel. Lo vedo piuttosto stretto nelle traiettorie d'uscita curva, sintomo questo che la macchina... Ecco, qua, poteva usare di più in questa curva, Daniel. Esatto, però per vedere quanto sta spingendo noi andiamo on board con lui. Però intanto ci fiancheggiamo con la macchina per capire anche quanto il pilota stia spingendo, stia curvando
adesso in una curva a sinistra e guardiamolo con l'onboard. Eccolo qua. Qua va sei bene. Stato più aggressivo. Però, in dopo tutto, è anche un approccio, perché ciò gli permette una maggiore accelerazione in uscita dalla curva. Esatto. Quindi non va a perdere troppo, diciamo. Qua bello cattivo. Bravo. Guarda come è andato a correggere, perché stava per sbattere a muro all'interno. C'è una leggera indecisione, sì. Elegante. No, ma non, più che indecisione, è correzione. È una correzione fatta molto molto bene. Continua la sua traiettoria abbastanza elegante. Dovremmo essere quasi all'arrivo, mentre passa Nati, grande protagonista. Ha usato troppo Cipolli, è usato troppo, è andato un attimo a sbattere. Mi sa che te lo sei perso, Daniel. Sì, Passannati però arriva e segna un 3.31, un sesta posizione. È sintomo del fatto che avrebbe dovuto usare di più. Poi magari è stato colpa del contatto con le barriere verso l'ultimissimissimo tratto della pista, però non male per lui. Peccato, ha buttato via un tempo che forse poteva essere un attimino più basso. Intanto, per andare a seguire la prestazione di Ivan Passannanti con la sua Alfa Romeo 33 8V, diciamo che questa macchina mi sembra, almeno tra tutte, quella più difficile da guidare, così dall'esterno, a sensazione, a pelle. Beh, però è un po' un impatto, Daniel, è difficile da gestire, però guarda la velocità che ha. È alta, sì, tanto, sì, veramente. È alta, Daniel, è compensata questa difficoltà con una buonissima, con un'ottima velocità di accelerazione. Poi intanto Passannanti che sta arrivando nel tratto in uscita, tra virgolette, del bosco, con l'inizio della parte finale della cronoscalata, diciamo, chiamiamolo così, l'ultimo settore, e la sua prestazione sembra essere abbastanza buona, con il pilota che è piuttosto aggressivo. Mamma mia, qua che pelo che va a tirare sul guardrail, e anche con un pelo sullo stomaco se ne va via da quella curva veloce, perché lo ha spaventato. Parlavamo di aggressività, Passannanti è stato aggressivo, adesso arriva all'ultima curva e va a chiudere la sua prestazione, e noi ci spostiamo su Salvatore Scire per guardare quello che il pilota con la Panda ci potrebbe regalare. Intanto, giustamente, il tempo di Passannanti, terzo, 3.26.4, buono, puro per Scire in uscita dalla curva che immette nel tratto centrale di questa cronoscalata. E in questo momento Scire dovrebbe essere quello più on panne. Mamma mia, che pennellata artistica, quasi bello, l'ha lasciata lì con un elegante. Po' di puntinismo attivo alla Salvatore Dalì, elegante davvero. Salvatore Scire che si sveglia all'interno di quell'abitacolo che forse lo stava facendo un po' addormentare, sbaglia qua invece totalmente l'approccio in curva, però la possibilità di uscire un attimino più tangente. Ma che bella vista, che bella vista che ci ha regalato Salvatore con questo lascito di gomma sull'asfalto, che forse sì gli avrà fatto perdere qualche centesimo in termini di cronometrico, però ha riempito i nostri cuori. A un occhio disattento le cronoscalate potrebbero risultare quasi noiose, però ragazzi, guarda che emozione che ci stanno regalando i ragazzi di questa sera, perché qua si viaggia sui decimi, si viaggia sulle curve a 2 centimetri dal muretto e dal pericolo mortale di un incidente. Però qua, mamma mia, che elegante Scire. Sì, elegante, però forse un po' largo qua. Guarda però che bello che è stato questo. Esatto, curva. L'ha fatta bene, però anche da vedere. Ecco, esatto, questa è un po' una, diciamo, una sorta di spartiacque, no? Perché c'è chi preferisce guardare l'aggressività del pilota che fa capire che sta spingendo, c'è chi invece preferisce guardare la bellezza che trasmette la vettura nel momento in cui spinge così tanto. Ma guarda adesso, siamo in quarta marcia a 130 all'ora, è assurda questa vettura quanto sia capace di spingere. Il richiamo a sinistra, l'arrivo sul traguardo, noi intanto ci spostiamo sul pilota primo in questo momento, perché Enzo Amoroso arriva! No, Daniel, no! 3.15.7 10
secondi più veloce. Mamma mia, cosa ha fatto uscire! Eh beh, giustamente, pilota di altra categoria. Un tempone assurdo. E 15. Pilota di altra categoria, 3.15.737, dimostra che la sua macchina spinge non a caso, ma intanto andiamo senza Amoroso, che in prima manche aveva fatto segnare il tempo più veloce e sta arrivando con la sua Peugeot 106. Ed è molto 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 veloce. Sì, Enzo Amoroso porta al seguito parecchi sostenitori. La vettura targata 007, la vettura di James Bond, porta adesso in salita lui, il pilota, e anche i suoi sostenitori. Di Gigio, cosa ci dicono in chat? Ci dicono go Naxos, forza Enzo. Immagino sia il nickname di Enzo. Molto elegante, molto bene qua. E ragazzi, Enzo nazionale, certo. Lenzone nazionale. Intanto stavo guardando appunto la guida di Enzo, di quanto riesce ad essere tanto vicino a quelli che sono i guardrail e i muretti. Wow, e che precisione. E muro! Troppo preciso, Daniel. Troppo vicino al muretto, purtroppo. Piccolo errore in uscita, peccato. Peccato davvero, perché adesso la vettura è molto segnata e ha un po' di difficoltà in frenata. E questo peccato, perché poteva essere una buona prestazione. Vediamo ancora muro per lui, e questa volta la manda proprio a dire e la lascia anche lì incastrata. Sì, qua peccato. Adesso ha perso la vettura, peccato, e la deve lasciare purtroppo lì con l'arrivo di Salerno, adesso che sale con il buon Onofrio ad arrivare. Peccato, ad effettuare la sua prima prestazione, perché prima giustamente non è riuscito a prenderne parte, e adesso Gigio ti lascio guardare quanto è veloce questa macchina. La vediamo, entriamoci sopra anche con le telecamere. Andiamo con la nostra telecamera on board laterale per capire quanto lavora il pilota a livello di volante, quanto è bello il cruscotto con questo tachimetro che cola all'interno della lancetta, e quanto non offre lavori anche con le marce e larghetto qui. E questa è una pista, Gigio, che sembra trarre in inganno parecchio i piloti. Parecchio, sì, sembra che comunque ci siano delle curve troppo insidiose per loro, delle curve che non ti aspetti o che non ti ricordi, insomma, non ti ricordi il grado di difficoltà, e vai a perdere la vettura in maniera semplice. Qua passiamo dove il punto dove Amoroso si è andato a fermare. Non ricordo se era più avanti, forse. Mi pare fosse sì, è più avanti, più avanti. No, fosse più avanti, qualche curva più avanti. Tanto però Salerno riesce a tenere una buona prestazione, riesce a tenere molto bene la sua vettura. Io rimango a bordo con lui, muro anche lui. Forte la botta, forte. È da vedere subito se il volante è storto. E forse alla fine, sì, è molto molto storto. Tanto storto, sintomo che le sospensioni si sono piegate, e questo succede quando si danno delle botte così forti. E questo ci dimostra anche di quanto i piloti stiano spingendo al massimo per trovare quello che è il tempo. Con Onofre Salerno adesso che arriva alla fine, poi noi andiamo a dire i tempi. Scire 3.15.7, poi 3.25, 3.25.5, 3.26, 26.9, 3.27, Caradini, Petrolo, Passanati, Tallulla, Araniti, poi Blasi, Cipolli, Melina, Torrisi, con rispettivamente 3.28, 3.31, 3.35, 3.47, con Enzo Amoroso che non fa segnare un tempo, e Onofrio che fa segnare non fa segnare un tempo neanche lui, o meglio non me lo mostra. Come Onofrio Salerno tempo. Me lo segnava primo, lo segnava con un sì, 3, ogni tanto sì. Ogni tanto va un attimino un po' a lasciarsi andare come standing, ecco. Mi è successo anche a me col B-Cast, perché per guardare diciamo la classifica si utilizza quello. Con la seconda manche che finisce, Gigio, e qua voglio le tue impressioni per capire anche un po' che cosa ti ha trasmesso questa seconda manche di questi piloti, e che cosa pensi possa succedere nella terza e ultima. Beh, sicuramente mi aspetto lo step finale, no, di questo studio. Abbiamo avuto la prima, che poteva essere uno spingi spingi spingi, o uno studio iniziale.
abbiamo avuto la seconda in cui abbiamo visto i piloti andarsi a migliorare parecchio e anche a usare di più, quindi abbiamo visto c'erano due possibilità, no? Lo spingere subito e studiare dopo o lo studiare subito e spingere dopo. Abbiamo visto entrambe queste possibilità, adesso non c'è più spazio agli studi, c'è l'esame, c'è la terza manche in cui devi spingere, spingere e spingere ancora. Esattamente, esattamente. Con intanto le immagini dal circuito che andiamo a raccogliere con le nostre telecamere per andare a carpire anche quella che sarà la partenza dell'ultima manche con Torrisi, ovviamente, primo. E andiamo a sistemare anche questo di schermo, Gigio, che mi sono accorto adesso essere un pelo storto e devo dire che questa sera lo studio virtuale non ci è venuto tanto d'aiuto per andare a raccontare questa diretta con Torrisi che adesso accende il motore, noi andiamo in live ed eccolo qua che lo prendiamo subito col cambio delle telecamere. Torrisi parte, fantastico, quasi questo stacco di telecamera offerto da Daniel Montinari in regia, Gigi. Bravo Daniel Montinari. Grazie. A volte un po' troppo pirla in realtà, ti dico, non è che mi vada proprio genio e mi deve tanti soldi. Non è assolutamente vero. Non è vero. Sto scherzando, un ottimo commentatore che farà strada, vedrete ragazzi. Parte intanto Giovanni Torrisi per l'ultima delle tre manche previste con la sua Fiat 126 facente parte del gruppo 700. E questo è il momento di fare sul serio. Pennella un po', decide un po' di andare a incontrare un bivio in accelerazione, il buon Giovanni Torrisi. E questo potrebbe essere anche una buona cosa, perché sintomo che il pilota sta spingendo tanto. Certo Daniel, bisogna spingere qua adesso sul muro. Torrisi spinge ancora, non sembra perdere troppo, ma perde qualcosina, comunque ci lascia. È un patto che devi fare con il diavolo per andare a carpire, a prendere più centimetri e di conseguenza decimi di secondo possibile in una cronoscalata di 3 minuti, insomma, fondamentale. Esattamente, è proprio così. Allora, per andare a guardare anche sempre il tempo, il modo di andare a correre di Torrisi, c'è un posteriore un attimino ballerino, mi verrebbe da dire. Sì, non sembra stabilissimo in uscita di curva. E questo ci fa capire anche quanto i piloti stiano cercando un po' di andare a trovare quel limite di cui stiamo parlando dall'inizio della serata, perché però questa pista... Posso dirti una cosa, Daniel, su Torrisi? Ma che belle sono le ruote che spuntano così. Sì, le ruote che spuntano così sono particolari. Io le vado ad inquadrare con le telecamere basse, con questa sorta di rocket bunny mini che compare, e diciamo che rievocano anche un po' tutto quella che era l'epoca di queste vetture, di questa Fiat 126, che devo dire essere oggetto di possesso, prodotto di possesso di qualche anziano signore ancora nel mio paese, perché ci sono parecchi collezionisti di vetture d'epoca, tant'è che per esempio mio nonno ha ancora una 500 del, non mi ricordo l'anno, però me la fece guidare, completamente originale. Prendila, ristrutturala e valla a sfoggiare, perché è geloso. Purtroppo il nonno è geloso, la tiene lì e non l'ha fatto toccare a nessuno. Beh, fa bene. Purtroppo è così. Però Melina, parlando Melina, di 500, intanto, appunto, andiamo sulla 500SS, anzi sull'Abarth 500SS di Melina, targata 13, che sta salendo adesso verso quello che è il tratto centrale, un leggero sovrasterzo in decisione per lui nel tratto forse più tortuoso di questa pista, perché Gigio, parlando anche della pista, perché abbiamo parlato delle macchine, abbiamo parlato dello stile di guida dei piloti, abbiamo parlato del setup. Intanto su soldi suoi, quindi non ho capito cosa ha scritto. Si prepara anche 5.000 euro per ristrutturarla, certo, ma infatti sono i suoi, mica. Infatti, ah vabbè. Sempre se bastano. Ah vabbè, devo vedere. Prego, Daniel. Dicevo, parlando anche della pista, è un tracciato che rispetto a quelle che sono le caratteristiche dei tracciati che abbiamo visto negli scorsi appuntamento, sembra essere un...
un layout, chiamiamolo così, che non impegna tanto il pilota, ma lo inganna parecchio. È perché vero, bravo Daniel. Ha tante curve cieche. Eh sì, esatto, è una definizione, la miglior definizione che potevi dare. Non è che è difficile, è che inganna il pilota. È quasi, ti prende quasi alla sprovvista, quindi da affrontare dici ok dai, posso affrontarlo, posso mettercimi e studiarla, però c'ha talmente tante curve cieche che il pilota va a perdere la condizione e a scordare magari quanto una curva sia insidiosa. Sì, è perché giustamente queste cronoscalate sono un po' come l'Nürburgring Nordschleife, no? Sono tantissime curve, che non è come una pista d'autodromo normale, che bastano quelle 10 curve e poi te la ricordi per sempre. Skoda adesso è riuscito a venire anche lui a regalarci un attimino, sì, di poesia. Non mi sembra un tempo migliore, un giro migliore rispetto al precedente, Daniel. Però senza errori, e questo è buono. Questa è una buona, sì, una buona cosa. Buono. Ci spostiamo su Caradini. Tanto anche, esatto, Caradini che è partito, Blasi che sta partendo. E Caradini, anche lui, vediamo come se la cava. Aggressivo qui, bello. Penso che i piloti adesso daranno il tutto per tutto per andare a cercare la prestazione. Vicino al muro, mamma mia. Un bacetto. Ehi, ragazzi, un bacetto, quasi, una carezza. Quasi come Klimt, per andare così sulla guancia della sua amata. Però non c'è stato, fortunatamente per lui non c'è stato. Sfortunatamente invece per tanti ragazzi che cercano di dare il bacetto e poi ti vedo come un amico. No, vabbè. Non divaghiamo. Quindi il muretto, quando lo tocchi, in realtà è... Ti vedo come un... tocca a te dicendo ti vedo come un amico. Esatto. Esatto, è il muro. È il muro che in questo momento Caradini sta cercando di tenere ben lontano, perché giustamente ha bisogno di andare a far segnare un attimo ottimo tempo, un altro ottimo tempo, perché fino adesso Caradini è sembrato quello che ha avuto la miglior prestazione. Bloccaggio qui. La tiene. Però adesso sale su in modo particolarmente veemente. Sì, sì, comunque rimane aggressivo, rimane assolutamente all'attacco, all'arrembaggio. Andrea, sai Daniel, tra i migliori in pista comunque, perché la tiene, riesce a tenerla anche quando fa l'errore. Sì, esatto, e la riesce a tenere anche in quel caso, e infatti adesso guarda qua quanto tira la marcia in quarta, lasciare l'acceleratore morbido per accompagnarla verso quella che è l'arrivo. Vediamo, e noi ci spostiamo su Blasi. E arriva con un 3.25.143. Non male, Caradini. Si mantiene su una buona linea. Si mantiene su un'ottima linea, perché per tutta la serata ha fatto segnare più o meno questi tempi, rimanendo sempre in gara ovviamente con Blasi, Talluto e Araniti più o meno. E adesso appunto Blasi, lui che in prima manche ha avuto difficoltà, nella seconda è andato un po' a riprendere, nella terza deve andare a spingere forte e trovare praticamente il giro perfetto. La sua vettura sembra essere abbastanza a posto per poter affrontare questa tipologia di manche, quindi una sorta di... è come se fosse praticamente una qualifica da Formula 1, Gigio, con Q1, Q2 e Q3, e la Q3 è quella dove spingi di più. Certo, la Q3 deve essere la manche definitiva, dove sfoggi quel potenziale in più che hai tenuto nascosto. Assolutamente sì. Intanto Gigio in chat dovrebbe averci raggiunto Fede Empire. Controllami un attimino se c'è Fede Empire, che è uno dei nostri supporter in... in sottocopertura. Che ci segue ci segue e non ce lo dice, è tipo un Mirko Cipolla al contrario. per chi segue Grand Prix TV da parecchio,
E detto questo, tornando anche sulla prestazione di Blasi, che arriva adesso alla curva del muro con la vettura che sembra essere leggermente più a posto rispetto alle prestazioni precedenti, avendo un posteriore leggermente più rigido. Quando prima ricordavamolo, aveva questo posteriore che sembrava essere un attimino più morbido, sembra essere anche molto più a posto per quanto riguarda la sua prestazione. Tra qualche secondo andremo a leggere quello che sarà il suo tempo. Noi ci spostiamo intanto su Davide Talluto, che sta salendo con la sua numero 20, lui che anche insieme a Caradini ha avuto una serata che fino adesso gli è andata bene. Gli è andata molto bene, intanto Blasi arriva con un 3.26.4, non male, poteva fare di meglio però Daniel. Talluto deve mettere il sigillo alla serata. Sì, Talluto deve mettere il sigillo alla serata, assolutamente sì, chiuderla nel modo migliore per andare poi ad ottenere il meglio per quanto riguarda la media dei crono. E ricordiamolo, giustamente, per chi si fosse connesso adesso o per chi non conoscesse il mondo delle cronoscalate, il regolamento prevede che ci siano, almeno per questo tipo di campionato, ci siano delle vetture distribuite su più gruppi. esatto, Filly. Ahia, l'errore tanto di Talluto in accelerazione, perde sulla terra la sua vettura e quasi va a muro. Stava ascoltando la diretta. Esatto. Comunque, tornando alla spiegazione, ci sono delle vetture divise su più categorie che vanno a sfidarsi nella cronoscalata suddivisa essa in tre manche, dove una botta forte questa volta per Talluto. Vediamo un po' il volante come è messo. E vedremo adesso molto subito. Molto storto, Daniel. Non tanto. Cioè, oddio, sì. Sì, dai. È parecchio. Parecchio. Ah, tanto che non riesce a guidare e si ferma. Annulla il giro. Questa è la prima volta che vedo una cosa del genere. Annulla il giro. E allora noi andiamo su Araniti. Anche mi pare Passaniti precedentemente. Nel giro precedente, una botta assurda. Ok, lo annulli, però. Cioè, si era incastrato, non poteva farci altro. Lui invece aveva praticamente buttato via questo tempo. Di conseguenza, tornando al regolamento per collegarmi appunto a quello che è successo al buon Talluto, le manche vengono suddivise in tre tentativi, dove appunto i migliori due vengono presi in considerazione per fare una media dalla quale poi uscirà il tempo migliore. Quella peggiore verrà scartata nel caso del pilota precedentemente ritiratosi nella sua prestazione. Non verrà contato, giustamente, e verranno prese in considerazione le prime due. Quanto diventa difficile, Gigi, se ti ritiri due volte? Diventa veramente un problemone. Cosa succede, Daniel, in quel caso? In quel caso credo proprio che verrà preso soltanto l'unico tempo buono, o ci saranno dei tempi... dei tempi, diciamo, predisposti con delle penalità e quant'altro. Però qua, se io faccio un tempone e poi faccio in modo di schiantarmi, e non mi sembra proprio la maniera più corretta, magari si saranno. E qua sicuramente i ragazzi del team Chrono Factor Live in chat ci verranno incontro con questo tipo di cavillo di regolamento tecnico. E Gigio, tu stai pronto, stay focus per andare a cogliere questo anfratto, perché intanto Araniti con la sua vettura Limon c'è, e chi c'è, e Francesco Araniti in questo momento c'è, perché sta veramente anche lui guidando veramente molto bene. Ecco, mi sembra di capire che questa sera questo tipo di tracciato sia adatto ad applicarsi molto bene a quelle che sono le vetture del gruppo N1004, perché sono andate a comportarsi nel modo migliore possibile su questa pista, andando a far segnare dei tempi di tutto rispetto. Non male questa sera. Con intanto Michele Petrolo, che lo andiamo a prendere con le nostre telecamere. Lui che questa sera... Molto bella la sua livrea. Un po' per andare a richiamare questi colori sgargianti, un po' la Benson Morteo, mi verrebbe da dire. Ma si vede che domani è il primo giorno d'estate, Daniel. Sono colori accesi. Stasera i piloti ci portano queste livree molto, molto accese, molto eleganti. Con Michele Petrolo che ora come ora si ritrova ancora nella prima parte del tracciato e sta andando a salire verso quella che è la parte centrale, e va a cogliere il muro di nuovo, sempre quel punto.
quel punto molto difficile per tutti i piloti, che ha tratto in inganno, come dicevamo prima, pista che trae in inganno parecchi piloti, e questa volta ha tratto in inganno Petrolo, che ha il volante in questo momento sembra molto storto. È molto storto, Daniel, guarda che lo tiene dritto per fare una curva pressoché strettissima. E vediamo adesso sul rettilineo che cosa ci potrà regalare. Adesso andrà molto lento, e questo anche potrebbe essere un fattore interessante, perché lui, che aveva avuto delle prime buone prestazioni per quanto riguarda le prime due, si è abbastanza storto. Eh sì, guarda quanto lo deve curvare veramente tanto. Lui, che aveva avuto delle prime due buone prestazioni, adesso può anche permettersi forse di andare a lasciare qualcosina per strada con Tommaso Cipolli, che questa sera secondo me ha la livrea più bella di tutte, con questa livrea targata Monster. Sta arrivando, anzi sta iniziando quello che è il suo tratto, e mi sembra vada piuttosto lento. Sì, non mi sembra andare velocissimo, Daniel. Mi sembra molto cauto. Tanto Salvatore Scire, salutiamo, ci dice che con una sola salita non si è classificato. Esatto, è molto semplice, sei out. Quindi non si conta, non viene conteggiato quello che è la tua tappa. Ecco tutto. Grazie. Detto questo, rimaniamo. Esatto. Bocca al lupo per Cire, anzi scusami Daniel, Cire. Ci correggono in chat, grazie mille ragazzi. Cire che sarà prossimo a partire, esatto, perché sarà adesso prossimo. Abbiamo Cipolli che con la sua vettura, andiamo adesso qua in bonnet per capire anche un po' la prestazione del pilota Monster, che cosa ci può regalare. Dopo ci sarà Passannanti e poi partirà il buon Salvatore, che vedremo che tipo di prestazione ci potrà regalare. E Gigio, con questa telecamera qua, sembra quasi di vivere un viaggio con questa bonnet, questa proprio sul muso della vettura di Tommaso. Sì, Daniel, metti On My Way con il buon Spotify colonna sonora del film L'era glaciale per i più appassionati, e sicuramente è molto molto adatta come canzone. Bella la livrea, molto molto elegante. Sì, molto molto elegante, molto bella. Arriva adesso ad appoggiarsi al muro, quasi come volesse dargli un dolce abbraccio, quasi come si fa nel momento in cui la domenica sera, dopo una cronoscalata passata tra gli alberi, ci si vuole adagiare nel letto insieme alla propria dolce metà. Tommaso Cipolli in questo momento così si comporta nei confronti di quel muretto, che lì ha subito il segno del passaggio di un mostro, ovviamente in riferimento allo sponsor. E con le nostre telecamere ci andiamo a spostare su Passannanti, il pilota che guida la numero 18, l'Alfa Romeo 33 8V, che dal suo motore possente sta praticamente facendo una prestazione direi tranquilla, nel suo, senza andare a strafare nell'oltre, ecco. Probabilmente, consapevole del fatto dei suoi tempi precedenti, non se la va a rischiare troppo. Assolutamente sì, non se la rischia, sta molto attento. Allora Gigio... Attenzione, Tommaso Cipolli fa il grafico di lavoro, quindi se non è bella la sua, giustamente... Vedi, e ti piace vincere facile? Cipolli, esatto. Perfetto, attenzione Tommaso Cipolli, 3.30. Arriva, 3.30, esatto. Allora Gigio, lascia te la parola per la classifica fino a questo momento. In questo momento abbiamo davanti un Andrea Caradini con un 3.25.1, segue subito dopo Araniti 3.25.9, Blasi con un 3.26.4, molto molto vicini, tre molto bravi finora, segue Tommaso Cipolli con 3.30, Torrisi con 3.34 e Melina, con il piccolo errorino che ha avuto, cade in sesta per ora, 3.42. Peccato, però può capitare. Sì, Passannanti può capitare. Passannanti sta salendo
forte sempre di più, è andato a incrementarla come prestazione. Vero, vero, era partito non velocissimo, però adesso sembra cattivo. Allora io in religioso silenzio vado e mi sposto. Telecamera con lui qua, con questo grande logo Alfa Romeo che lo accompagna, e lo seguirei a questo tratto sinuoso che va quasi a concludere. Guarda le gomme, senti le gomme come stridano contro il suo volante, e quanto vanno su i giri di questo Alfa Romeo che adesso sta accompagnando nel tratto finale. E il buon Iban sta arrivando adesso alla fine del giro, in quinta marcia, scala addirittura in terza per accompagnare a 100 all'ora la sua vettura sulla destra, richiamo di sinistra per andare ad accompagnare, ad appoggiare la quarta marcia ed inserire la quinta nel momento in cui arriva sul traguardo, e il suo crono è di 3:23.776 e Passananti è primo, Passananti è davanti. Oi. E noi ci spostiamo su Scira. Ragazzi, un insegnamento vero e proprio per tutti quanti in pista, però Scira è già in pista, è già cattivo sulle curve, guardalo. Abbiamo visto uscire che anche nella manche precedente che spinge parecchio, guarda quanta. E ringraziamo la parte di Team Chrono Factor, cattivo uscire qui, il 3D modder Angelo Caruana, ringraziamo. Grazie, grazie mille, perché giustamente ci offre quello che stiamo vedendo in questo momento, andare a scorrere sui nostri teleschermi con Salvatore Scirè, che sembra aver trovato un punto di setup un po' particolare per andare a mantenere questa vettura saldamente in pista, però un pelo più nervosa in uscita di curva sull'anteriore. Guarda quanto lavora molto, in frenata. Sì. In frenata ha un pochettino di difficoltà, lavora parecchio più che altro. Vediamolo qui. Ehi, la sgommata, però elegante poi in uscita. Elegante, sì, molto vicino al muro, non tanto, però molto, molto bene. In termini anche di lavoro, preciso. Deve essere, esatto, quasi chirurgico, come se il suo volante andasse ad agire su quelle gomme come se fosse un bisturi chirurgico. E le nostre telecamere fanno anche un po' di fatica a seguirlo perché è molto molto veloce il buon Salvatore, che adesso sta andando a tagliare il traguardo. Adesso guarda nel quarta marcia, 115 km orari affronta la curva nei confronti dei 100 prima di Passananti, arriva sul traguardo. Noi intanto ci spostiamo su Enzo Amoroso mentre Scirè taglia il traguardo ed è 3:16. È un altro livello, è un altro tempo, è veramente un altro tempo con Enzo Amoroso, che dovrebbe essere l'unico con Onofrio poi dopo a poter insediare questo tempo. È Amoroso, deve provarle tutte per andare a insediare quel 3:16 che è pesante come un macigno con la vettura. Però non credo, o meglio non credo, impostiamo meglio la frase, Gigio. Penso che potrebbe avere la possibilità di andarlo a prendere, perché l'ho visto comunque aggressivo anche lui. Aia, qua piccolo fumo delle gomme, però elegante comunque in uscita. Cercherà di andare a prendere il tempo, lo vedo comunque abbastanza pulito anche lui, deciso. E il buon Enzo molto molto deciso nell'andare ad affrontare Amoroso. Dicono farà 3:10, Daniel. Scommessina al volo. 3:10? Allora io... No, lasciamo le scommesse, lasciamo stare le scommesse, non fanno per me. Va bene, ci credo. Per me può fare 3:10. Piccola scommessa e doni un abbonamento in chat, Daniel. Dono un abbonamento in chat? Ma sì. Devi farlo tu, perché io dono già tanto durante il giorno. C'è il fatto che... Certo, come no. No, va bene, dai. Detto questo, vediamo Enzo Amoroso cosa può regalarci in termini di regali, appunto, e in questo caso in termini di prestazioni, col pilota che sta arrivando nel tratto centrale alla vettura a regalare delle scivolate quasi poetiche nell'andare ad incornare questa curva un po' più lento rispetto a Salvatore Scirè, ma comunque sia molto efficace ad appoggiare quarta marcia, ad ingranare la quinta, 160 km/h, che adesso
panno a portarsi sul suo crono in 3.12.198. E l'ho detto 3, con 12. Il più veloce di oggi. Mamma mia, Enzo Amoroso credo sia stato forse il più veloce oggi. Credo, non ne sono sicurissimo, però mi sa che è stato il più veloce di oggi. E veramente ha effettuato una bellissima prestazione. Con il buon Onofre Salerno, che adesso sarà l'ultimo della nostra carrellata di piloti in questa terza manche, e molto vicino qua il guardrail, sta rischiando veramente tanto Onofre, perché ha bisogno di questo tempo, perché giustamente lui alla prima manche non ha preso parte. Infatti Onofrio ha bisogno assolutamente di fare un tempone. Vedremo come si comporterà cattiva qua la sua vettura. Guarda con che fari, mamma mia. Cattivissimo, sì. Con anche per quanto riguarda i cronometrici, che sembrano essere interessanti, però purtroppo dalle applicazioni di regia è tutto fermo, perché giustamente non si ha la possibilità di andare a guardare cosa si muove e cosa non si muove, che frenata. Si è impennato praticamente. Adesso qualche problema magari anche col server, che ce l'ha fatto vedere mentre si implodava. Uno stoppi. Attenzione, 3-6, la butta. Team Crono Factor Live, i ragazzi di Team Crono si azzardano di dare il tempone 3-6. Vedremo. Ebbene, il tratto finale ci sta arrivando. Questa è la curva, una delle curve insidiose che raccontano questo tracciato. Adesso appoggiare quinta, sesta marcia, arriva adesso sul traguardo con Salerno. No, Salerno non viene mostrato. Non viene mostrato. Non ci viene mostrato. Beh, sì, perché come nella prestazione precedente non ci va a far vedere il tempo del buon Onofrio, e lo va a paragonare allo stesso tempo di Enzo Amoroso, lo mette uguale, però in realtà non è così. Questo è un errore del server quando corre sempre l'ultimo pilota, e quindi non sapremo mai. E detto questo, torniamo noi con le immagini, con il nostro studio virtuale, e ovviamente i piloti che hanno finito la loro prestazione, e noi ci vediamo tra pochissimo per le interviste. Mi raccomando, non andate, rimanete qua. Toda la noche no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, allá. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más allá. Eccoci ritornati dunque nel nostro studio virtuale, pronti a vivere all'interno della tavola rotonda del GPTV, Gigio.
quella che sarà questa breve intervista ai ragazzi che hanno appena effettuato queste tre manche. E Gigio, una tavola rotonda molto, molto, molto affollata questa sera. Sì, molto affollata, oggi sbobitiamo. Assistenti civici ci direbbero di annullare questo assembramento. Assembramento in questo canale. Esatto. Vocale. Allora, siamo con le interviste. Io vado in ordine di comparsa all'interno del server, che voi ovviamente non potete vedere, e parto con Onofrio. Ciao Onofrio, buonasera. Ciao Daniel, ciao Luigi. Dunque, una serata che è iniziata con la prima manche, che non ti ha visto prendere parte. Seconda e terza manche invece sei riuscito a chiuderlo, però purtroppo non abbiamo potuto vedere i tempi. Tu ce li puoi dire? Sì. Vai. Allora, intanto la prima manche sono partito e sono rimasto vittima di un bug al primo tornante, quindi io sulle battute sfortuna iniziali della prova. Seconda salita sono andato un po', come dire, abbottonato, perché comunque ero obbligato a terminare le due prove, ho fatto 3.09. Non male. La terza prova ero un po' più tranquillo, sono andato un po' più di gas e ho fatto 3.03. Ora i decimi non li ricordo. In chat chiamavano il 3.06, eh? In chat proclamavano il 3.06 come tempone, e tu mi stampi 3.03. Nelle libere avevo fatto un 2.59 alto, era alto effettivamente anche il 0.3. Però in un tracciato del genere, dove l'errore è un po' sempre dietro l'angolo, e soprattutto visto come è iniziata la mia prova, diciamo che sono pienamente soddisfatto, ecco, anche perché credo di essere il primo assoluto provvisorio, assoluto, perché domani ci saranno altri ragazzi, insomma, quindi va bene. Assolutamente, assolutamente sì. Però una buona prestazione, mi è piaciuta, anche se di due manche, non di tre, però una buona prestazione. Sì, la terza soprattutto, perché nella seconda ho fatto un testacoda, però piccolo bacio al muro con la destra, però l'hai tenuta, esatto, sì. Però l'hai tenuta, assolutamente sì. Passando invece a Caradini, che mi sembra sia stato il pilota dall'ottimo rapporto qualità prezzo questa sera, perché ha tenuto un ottimo andare su un'ottima prestazione e su un'ottima guida senza grandi errori. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, buonasera. Sì, è stata una gara parecchio stabile, ecco, cioè, puntavo quel tempo e quel tempo l'ho fatto tre volte, diciamo, che sono tutti e tre tempi molto vicini tra di loro, anche se la pista tra le prove e la gara era un po' più lenta, l'ho notato anch'io con il mio 106, ecco. Soprattutto all'inizio con le gomme molto fredde facevi un po' più di fatica, ecco. E lo notavamo quel sottosterzo che andava a caratterizzare le vetture all'inizio. Esatto. Poi alla fine tutti erano un attimino più precisi. Però tutto sommato mi sembra che la sua prestazione sia stata buona. Nel senso, abbiamo visto che ha fatto dei bei tempi. Sì, sì, è andata molto bene alla fine, sono contento. E anche la pista mi è piaciuta parecchio. È una pista un po' veloce, un po' di lento, molto molto carina. Bene, bene. E grazie ovviamente anche a te per aver risposto alle nostre domande. Gigio, tu bloccami se c'è qualcuno che interviene dalla chat, eh? Tu che sei... Sì, no, più che altro complimenti per tutti quanti, ovviamente. Ringraziamo i nostri sponsor ufficiali, ovviamente. Ovviamente, in questo caso sì. Ci scrive. E passiamo al buon Ciccio Araniti, che se non ricordo male lui è di casa qui, e ci vive, ci bazzica, ci cresce, e lui che questa sera appunto sembrava che la pista fosse sua e la sapeva molto bene e non ha effettuato grandi errori. Ciao Ciccio, buonasera. Buonasera a tutti. Sì, diciamo che sono di casa, è una bella cronoscalata. Purtroppo sono, diciamo, non ho potuto mai correre realmente, perché sono un pilota che corre realmente. Oh, quindi i tempi sono abbastanza buoni, andati bene. Due volte 25, vicino a Caradini, sono molto soddisfatto. Peccato per la seconda, che ho alzato un po', però sono soddisfatto veramente. Ecco, la seconda appunto
alzata un pochettino, ma non credo fosse una strategia, perché No, 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 diciamo, ho cercato di portare anche il secondo tempo per poi fare tutto la terza manche, diciamo, ok, quindi per è stata giocare un meglio. po' una sorta di salita, Diciamo, diciamo. sì, mi sono guardato, diciamo di sì, perché deve avere due tempi per classificarti, quindi ho detto io mettiamolo dentro questo tempo e poi abbiamo la terza per migliorare qualcosa. Ed è uscito Certo, un altro Ciccio. 25. Ciccio ci dicono se non ti alleni di più ti uccido, dice tipo, Sì, attenzione. infatti, perché non mi sono allenato tanto in questi giorni, dopo tutti questi giorni chiuso a casa, giustamente prendo un po' d'aria e quindi mi sono allenato poco, però dai, sono contentissimo. Una minaccia totalmente gratuita, però. Minaccia, sei gratuitissima, veramente. Sì, siamo un bel gruppo, ci divertiamo. Ringrazio sempre il team Monofactor che mi ha dato la possibilità di partecipare, che sono dei ragazzi proprio squisiti, qualsiasi cosa sempre a disposizione, quindi vi ringrazio vivamente. E questo poi ci accomuna anche un po' perché diventa anche la passione che ci fa creare gruppo e si creano questi tipi di eventi che noi andiamo ad accompagnare lungo tutta questa domenica sera che va a chiudere, come avevo detto prima, la serata del palinsesto di Grand Prix Team. Tanto grazie mille, Ciccio. Io passo Grazie adesso a voi, alla prossima, una buona serata. ovviamente alla prossima. Passo al buon Giovanni Torrisi. Giovanni, tu aprivi le danze. Buonasera, e la tua prestazione è User left your stata una channel. sorta di andare altalenante perché la prima è andata così così, la seconda super bene, la terza un po' meno. Una serata User che left your secondo channel. te come si può riassumere? Allora, no, la prima, vabbè, era per portare comunque il primo tempo. La seconda volevo comunque rischiare un po' di più, infatti ho sbattuto. E la terza poi ho avuto paura e ho puntato la macchina solo su e basta. Quindi una sorta di strategia alla Luigi Ferro, mi verrebbe da dire, perché lui diceva spingi all'inizio e poi non fai niente alla fine. Gigio l'aveva presentata così. Io invece ero Sì, del contrario, all'inizio fai il tempo per stare sul sicuro, cuci tutto e poi spingi alla fine perché esatto. sei assicurato. Invece tu sei stato un po' costretto a far questo. Purtroppo sì, perché comunque la seconda l'ho buttata via e poi comunque la terza non avevo voglia di non arrivare su. Io vi dico, per come sono fatto io personalmente, nel momento in cui sbaglio, la volta successiva per la rabbia e per la voglia di fare meglio andrei ancora più forte. So perché, ma è un dolore personale. Però, ovviamente, detto da uno che non l'ha ancora provata la cronoscalata, quindi da un tutto dire. Grazie mille, Giovanni, anche a Grazie a te. voi. E ci vediamo alla prossima, mi raccomando. E passiamo al buon Ivan Passannanti. Ciao Ivan, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, Ivan, adesso potrei fare un po' di confusione. Eri tu con l'Alfa, giusto? Sì. Sono l'unico con L'unico con l'Alfa l'Alfa. Ecco, gruppo A. come mai questa vettura così lunga? L'Alfa è nel mio cuore. Corso campionato, corso con la 33 sempre però User gruppo left your N. channel. Sono salito un attimo di categoria, sono passato a gruppo A però sempre con la 33 perché per me è una macchina tremenda. A me piacciono le Alfa da morire. Quindi la scelta è ricaduta sulla 33 ovviamente, però sì, non è facile, non è facile darla proprio perché come hai detto tu è una macchina lunga. Però io ci diverto un sacco. E comunque, questo campionato io purtroppo mi alleno poco e i tempi infatti parlano chiaro. Però non mi posso lamentare, io mi diverto così. Eh beh, ma l'importante è divertirsi, anche perché lo Sì. sappiamo che ormai il mondo del sim racing è diventato di un competitivo veramente, Incredibile, sì. veramente incredibile, Quasi paradossale. grazie a questo periodo, poi, tra l'altro. Esatto, esattamente. E tra l'altro mi ci ritrovo anch'io in questo momento in un doppio campionato con due vetture totalmente diverse dove ci si sta giocando il titolo sul termine dei millesimi e l'allenamento fa veramente la differenza. Qua anche se le prestazioni sono date dal singolo, come se fosse una sorta di partita a tennis,
e si deve proprio trovare quel pizzico di competizione che però comunque fa divertire. Sì, esatto. Ah, ma comunque si vede anche i tempi miei raffrontati con quelli di Salvatore Scirè. Mi dava 8 secondi, 10 secondi, adesso non ricordo bene, ma Medi erano quelli, sì. siamo lì, esatto, sì. Però vabbè, come ripeto, io mi diverto. L'importante è quello, dai. Poi alla prossima magari ti vediamo un più avanti, chi lo sa. Magari sì, se riesco ad allenarmi di più, probabile. Io ti aspetto. Va La bene. tavola rotonda del GPTV è sempre aperta. Però non sederti su quel posto dove c'è scritto Paolo Visentini, perché sennò si arrabbia, perché lì quello ormai c'è la decalcomania della sua natica e non lo scheda più nessuno. Detto questo, Va grazie bene. Ivan per essere stato qua con noi, Grazie ci vediamo alla a voi prossima. ragazzi, una buona serata, ciao ciao. Passiamo invece al buon Michele Petrolo, lui che questa sera ci ha dato prova che le prestazioni vengono User sempre left your channel. fuori grazie un po' al pilota. Michele, Sì, Nando, User buonasera a tutti. buonasera, disconnected from your e ti channel. lascio la parola perché Buonasera. le parole vengono fuori da sole. Eh sì, intanto sono, diciamo, abbastanza soddisfatto della prestazione che ho portato a casa. E nella prima manche ho cercato, diciamo, di avere una base, un tempo base. Poi nella seconda manche sono riuscito a fare un tempo abbastanza buono. Difatti ero a tipo 75 millesimi dal primo posto. Quindi ho detto, beh, alla terza allora proviamo a dare il tutto. Però purtroppo ho dato troppo e quindi ho preso letteralmente il muro e quindi È ho vero. provato a continuare, però per paura di dar fastidio a Tommaso, quindi ho deciso direttamente di abbandonare perché avevo un delta oltre i 40 secondi, quindi non aveva senso rischiare di dar fastidio anche a Tommaso, ecco. È vero, è vero. L'abbiamo visto che c'è stato quell'abdicare al giro che avevamo paura potessi rimanere là e invece no, fortunatamente. C'è stata la possibilità di toglierti dal tracciato. Ecco, nel momento in cui ho dovuto buttare via quella manche, lì è diventata una questione di tra te e la macchina di portare a casa il tempo successivo. Sì, esatto, diciamo che trattandosi dell'ultima manche un po' di amarezza c'è stata perché potevo, rispetto anche ai tempi effettuati nelle prove, potevo venire fuori anche dal delta un tempo abbastanza buono, sempre vicino al 25-24 alto. Quindi, diciamo, la delusione c'è stata un po' di delusione, ecco. Però, come dico sempre, l'importante è divertirsi, quindi è bello passare una serata diversa in compagnia di tutto il team che ringrazio tantissimo perché ci dà l'opportunità di vivere le cronoscalate a noi che piacciono le cronoscalate, di viverle anche all'interno di, anche se solamente all'interno di un simulatore, ecco. E mostrarle anche agli altri tramite il nostro canale che magari vogliono approcciarsi e non sanno come fare. Vi E non sanno come fare, vedono e vi esattamente. scrivono, quindi Sì, ci infatti. sono, ci sono. Grazie mille Michele, noi ci vediamo al prossimo appuntamento e questa volta magari senza andare a lasciare giri per le manche passiamo invece al buon Salvatore Sì, Scirè. infatti, perché la prossima è anche la gara di casa, quindi cercherò di fare un po' meglio, ecco. Quindi ringrazio tutti voi e buona serata a tutti. Ciao, ciao Michele, buonasera. Passiamo appunto a Salvatore Scirè. Ciao Salvatore, intanto perdonaci se per tutta la sera abbiamo chiamato Scire e non Scirè. Niente, niente, perdonate No, ragazzi. infatti ti dobbiamo delle scuse importanti per questo. Tranquilli, tranquilli. Allora, intanto buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, è stata una gara bellissima, bellissima perché il circuito mi ha appassionato dal primo giorno, quindi mi ci sono trovato da subito bene. Nelle prove libere giravo il 14 basso, però stasera mi aspettavo il 15 e l'ho fatto una volta. Poi 16 e 17 il primo turno per salvaguardarmi, diciamo, le tre manche. Quindi diciamo una strategia
sempre basata sul avere il tempo prima e poi poter andare a cercare il dettaglio, mi verrebbe da Sì, dire. riuscita quasi a metà perché il tempo buono l'ho fatto nella seconda manche, però avevo la terza, casomai andava tutto storto per recuperare. Tutto sommato, mi è sembrato anche di capire che questa nemesi che c'è stata fra te e la macchina e il tracciato si sia dimostrata proprio subito, cioè già dai primi tratti della pista, Dai primi tratti della pista, esatto. dove magari appunto tanti piloti avevano difficoltà perché la gomma era fredda, invece Salvatore riusciva ad andare potente immediatamente, ma i tempi anche lo dimostravano. E Dai, ti hanno quando dato ragione, certo. arrivavi al traguardo, lì comparivi sempre in alto. Sì, oggi è stato bello davvero, bello, bello, bello. La macchina andava che era un piacere, la pista era scivolosa al punto giusto. E si poteva usare anche un po' di più, fare 14 si poteva fare. Abbiamo Però visto dai. infatti che osavate parecchio nell'andare a cucire la curva nel momento in cui l'asfalto si inclinava di più o di meno, e questo significa che veramente la pista poteva essere affrontata in modo giusto. E questa è la domanda. Intanto ti ringrazio, Salvatore, ti auguro Grazie a una buona voi, è serata. una buona serata a tutti, grazie. E questa è appunto la domanda che poi voglio andare a fare al buon Tommaso. Ciao Tommaso, buonasera. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Una pista che permetteva di andare Use your a left door channel. spingere parecchio ai lati, quindi andare molto verso quelle che erano le vie di fuga, chiamiamole così, e avvicinarsi molto ai muri. Però occhio perché erano tante ingannevole, perché c'erano tante curve cieche. Esatto. Il punto è proprio quello. Ho per l'appunto buttato via, proprio buttato via le prime due manche, la terza è, diciamo, che è stata così tanto conservativa da calare di 4-5 secondi i tempi che poi in realtà facevo in prova, quindi abbastanza deludente. Però, comunque sia, la prestazione che potevi andare, diciamo, ad offrire in teorico, che cosa ci poteva dare? Nel senso, voglio chiederti, cioè, nello specifico, Tommaso, chiedo, tu hai detto che la serata non è andata secondo la tua esperienza raccolta dalla prova libera, quindi mi verrebbe da chiederti in prova libera che tempi facevi? In prova libera ho fatto il best a 26, a 26,02 circa. E mi aspettavo un 28 almeno. Mi aspettavo un 28 almeno, ecco. Ok, quindi da stare, tra virgolette, al centro del gruppo dell'N1004. Esatto, tanto essendo il primo campionato che faccio, totale inesperienza da questo punto di vista, anche se i ragazzi tutti i giorni che uno si allena ti danno mano, sono sempre lì pronti ad aiutarti, però comunque hai bisogno di un po' di tempo per entrare, soprattutto nel ritmo delle cronoscalate, ecco. Ci vuole, assolutamente sì, ci vuole. Ebbene, detto questo, Tommaso, ringrazio anche a te. Sei l'ultimo ad alzarsi dalla nostra tavola rotonda. Grazie Daniel, E grazie Luigi, grazie a tutti ragazzi. Grazie mille, ragazzi. quindi è il momento di Grazie suonare la campana dell'ultimo giro, come fanno nei bar, e andare un attimino, Luigi, a raccogliere quelli che sono i bicchieri di questa serata, per andare anche un po' a raccogliere quelle che sono le considerazioni finali. Con questa serata che si va a concludere, va a chiudere anche quella che è la nostra settimana di sim racing, e ci va anche così a coniare all'interno di questa settimana con una chiusura piuttosto, oserei dire, combattuta e anche molto molto bella da visionare. Con gli appuntamenti della prossima settimana, invece, avremo l'inizio di settimana libero, Inizio di settimana libero, sì. esatto, con però la gara del TCR, nel senso che correrò io, Che correrai tu? visionabile sul canale 228 di Sky o eventualmente sul canale YouTube di Propulse Gaming, e poi avremo il
2 giugno, alla festa della Repubblica, per chi volesse essere un attimino più informato. Ma partiamo con le dirette effettive mercoledì, con i ragazzi di Sim & Joy, il campionato Bello. su Assetto Corsa competizione che io e Gigio stiamo portando avanti. 4 Molto giugno bello, quindi. Race It e 5 giugno avremo il recupero finalmente. Gigio, abbiamo trovato la data, ce l'abbiamo fatta, della 3 ore di Silverstone che avevamo fatto ad inizio, che Oh, era, si era buggato il mondo. bello. Lo recuperiamo e questa volta ci Bene, sono divertiremo veramente contento. tanto con i ragazzi sempre di Race It e poi un bel fine settimana libero libero dove potremo goderci le nostre famiglie, le nostre dolci metà e chi invece è felice così la sua vita. A A posto così. posto così. A posto così. Detto questo, Gigio, grazie mille per essere stato qua con me questa sera. Grazie a te, Daniel, grazie a tutti i ragazzi che ci hanno accompagnato stasera. E ovviamente un ringraziamento da parte mia per diciamo da parte, cioè, il mio ringraziamento è ormai sono le 23:20, va un po' a discendere la mia qualità loquace. Un ringraziamento mio personale va ai ragazzi del team Chrono Factor Live perché ogni Assolutamente. qualvolta c'è una cronoscalata viene sempre fuori qualcosa di diverso e qualcosa di molto divertente e di tanto bello da commentare. E ovviamente noi li aspettiamo nel loro prossimo appuntamento, che giustamente si terrà tra un paio di settimane, per l'esattezza il 12 di giugno. E noi ci saremo. E noi ci saremo, non mancheremo assolutamente. Detto questo, ragazzi, dal vostro Daniel Montinari è tutto, dal vostro Luigi Ferro anche. Mi raccomando, ricordatevi sempre i like alle pagine Facebook, Instagram, YouTube, il follow su Twitch, la sub e quant'altro. Ricordatevi sempre, ragazzi, stay tuned.